Ma dove cazzo è andato a finire quello zombie? Ma dove siamo? Eh? Che è quella cosa? Ok. Che è quella cosa? Messaggio al responsabile della sicurezza. Top secret, attenzione di responsabile della sicurezza, inviato 22 luglio 1998, ore 2:13. Il giorno X si sta avvicinando, faccia eseguire le seguenti procedure nella prossima settimana. È richiesta un'azione immediata. 1. Attirare i nemici della Stars nella tenuta e registrare i dati del loro combattimento contro le armi bioorganiche. 2. Raccogliere due embrioni di ogni specie mutata, decisione del Tyrant, eliminare il Tyrant. 3. Distrugge completamente il laboratorio delle Harkley, compresi lo staff e le cavie. Mascherare il tutto come un incidente. Una volta portati a termine tali compiti, ritornare al quartier generale per ulteriori istruzioni. Se per qualsiasi motivo la missione non potrà essere completata nel tempo stabilito, si metta immediatamente in contatto con noi. In caso di situazione di emergenza, chiami direttamente il numero 5691. Buona fortuna, quartier generale, Umbrella. Umbrella Inc. Vabbè. Oh no, ora che quel cazzo di dispositivo, ho paura che mi faccia male. All'occhio si trova una uno scintillante gioiello giallo. Oh sì, non si può spostare. Altro pugnaletto. Oh, lancia granate. Emmo per il lancia granate. E qui? Anche se sono scintillante, io lo prendo. Fissato con qualcosa non si può spostare. Vedere che quello c'è là, cioè mi serve qualcosa. Un trofeo di corvo. Un trofeo di toro. Ma qua c'è dell'oggetto da prendere, a voglia. Gettino giallo, ma aspetta, cos'è questo? Che devo uscire e rientrare. Perché non devo farmi vedere? Non ho capito, non devo farmi vedere.
E mi sa che non mi devo far vedere, forse ho capito questo. Enigma, forse l'ho capito. Eccolo là. Allora vedi che l'avevo capito. Il gioiello giallo va nella statua della tigre. E questo? Ho capito. Adesso vado lì giù e vado a inserire i due gioielli. Vado di corsa, devo andare a rivedere le stanze dove che ci sono già stato. Oh, porca tro... Il ghiaccio di me è... Due! Dai, salta. Non avevo contato i colpi. Ho poche cartucce per il fucile, ma so dove andare a prenderli. Ok, mettiamoci questo qua. Girati completamente. Un disco. Ok. Disco mo. Ma pure come il Dino Crisis, disco mo. E mo che devo fare? Un'iscrizione. E che devo fare con questo? È un bellissimo gioiello. Sembra un disco per il riavvio di qualche tipo di sistema. Ho capito, sì. Questo mi dovrebbe servirmi alla fine. Dovrebbe. Dunque, allora. Vado a lasciare questi oggetti. No, sto sbagliando. Vado a lasciare questi oggetti e vado dove devo andare. Così vado a riprendere la batteria.
Voglio rischiare, voglio andare di qua. Voglio andare di qua, voglio controllare l'ultimo piano. Questi dovrei fargli saltare la testa. Mi rimane l'ultima porta da aprire, quella lì. Quella giù. Poi. E poi la potrò buttare. Bella, mi piace. C'è qualcosa qui dentro perché non me la fa aprire per nulla. Solo per due erbe. Che è sto rumore? Le cuffiettine piccole, piccole, piccole. Una collezione di libri di filosofia. Guardano tutti l'eterna questione della vita e della morte. Ansia. Giocandolo di giorno. Però c'ho l'ansia. Oh, che è? Oddio, e che ci fa? Non ero pronta a questo io. Era meglio che mi facevi i cazzi miei. Un libro è esposto dentro la vetrina, al momento non puoi prenderlo. Questa è la libreria. Oh merda, mi sa che mi ha ammazzato. Aia. Già. Frutta vigliacco. Sfruttate la libreria. C'era scritto sfruttate la libreria. Mi ricordavo di averlo letto. Ma come hai fatto a... Come hai fatto a prendermi, bastardo? Non sembra che si possa usare. Ottimo. Sono già in attention, please. Minchia, mi serviva il lanciagranata adesso. Oh, ginocchio, bastardo. Serpente di merda. Ai 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 ai. Come fai a prendermi? Andomi testate, fammi capire. Sfate intorno alla libreria. Dovrà spaccarsi prima o poi, no? Ma poi io dico una cosa, come cazzo si fa ad abbattere tutti i nemici e finire il gioco solo con il coltello senza usare nessuno? Porca troia, maledetta. Due volte mancavano. Pinocchio. Amo i serpenti. Come no? Ah, odio i serpenti. Perfetto. Ah, ultimo libro, volume 2. Schifo. Non è che poi me ne devo andare di lì, vero? No. Vediamo. Apri sto libro. Lo stemma d'argento. Ah, medaglia d'argento. Il lupo. Quella del lupo aprirà quel cofanetto. Non sembra si possa usare. E
Diciamo che mi è andato ad andare da lì con dalle scale. Vabbè, me ne vado da qua. Devo sfruttarla al meglio questo combattimento. Adesso devo scendere giù. Cercando di evitare quegli stronzi di merda. È chiusa dall'altro lato. La porta non si può aprire. Da là non si può aprire nemmeno, però dico io una cosa, se mi dai la mappa della villa, mi devi dare tutte le aree, anche quelle che non posso entrare. No, e invece no. Allora, dovrò scendere di qua, vabbè, vado di là così. Faccio un unico sprint, dai. Non ho voluto rischiare. Ah, devo scendere giù in cucina. Come minchia devo usarla allora? Due palle, devo riuscire.
Lascia queste due cose qua, devo lasciare. Munizioni di lanciagranate e munizioni di fucile a pompa. Povero stronzo, ci sei rimasto male. Ho dovuto ucciderlo, quello stronzo. Dobbiamo ritornare qui indietro. Mamma mia. Mettere quella cazzo di batteria. Non voglio sparare addosso ai cani. Devo prendere qualcosa di là e poi devo ritornare in villa. Ne sono arcisicuro. Speranno che non devo portarmi la manovella appresso. Cazzo di supporto in legno che non so dove diamine si deve utilizzare. Andiamo alla seconda o terza parte che ce li ho. Grazie.
Oddio, si è fatto pure male. Niente a confronto dei cani adesso che troverò. Dovrò farmela accorto. Buoni a cuccia. Speriamo di no. Lo sapevo che avevo sbagliato lato. Ok, la batteria nuova di Zecca. Ok. Non so dove sto andando. No. Mi sono portato l'erba. Oh no, me la sono dimenticata! Ma dove sono? Tutto sto giro per niente! No, c'è qualcosa che non va. Tutto sto giro per niente, no. Al giardino c'è qualcosa che mi dice che devo ancora esplorare. È ancora una mappa da esplorare lì. La casa del custode è tutta esplorata. Ma allora che cazzo mi serve a fare aver messo la batteria lì? No, sono un vicolo cieco. Aspetta, c'è ancora una stanza che non ho aperto. Un vuoto di memoria.